a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balladino. Ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. Siete collegati. Siete collegati in diretta con RDA Radio 1, circuitospreaker.com, e poi ci potrete seguire in diretta, cioè oltre che in diretta anche in streaming, replica, su una buona parte di oltre 70 canali a disposizione alternativi, tra questi quelli del circuito Spreaker, stapradio.it, Radio Ballerina One, Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria, e poi gli altri canali alternativi, quelli di adesione alla Web Radio Association e la Way Array, e poi chiaramente anche da qualche giorno questa parte su Spotify. E viva il fatto che questo ciclo di trasmissioni M91 qui Crotone viene seguito con un ampio record di ascolti, per cui ringrazio personalmente tutti coloro i quali mi seguono anche sulla pagina di Facebook Fra Calcio e Realtà The Original, il gruppo ad essa collegato, amici cui piace Fra Calcio e Realtà, oltre che su Twitter e gli altri due canali di RDA Radio 1 di YouTube, tra questi anche Bis Riccardino 23. Buonasera da Antonio Milano, questa è M91 qui Crotone, il post della partita terminata da pochi minuti all'Olimpico, dove la Roma si pensava si fermasse a calare il poker e invece arriva a ormai praticamente tempo finito anche la rete del 5-0 che umilia il Crotone, già matematicamente condannato alla retrocessione insieme al Parma. Si attende la terza destinata a retrocedere, tra queste la più vicina candidata è proprio la squadra giallorossa di Benevento, che ha perduto per parecchie reti anche nel pomeriggio di quest'oggi. 47esimo minuto, Borja Mayoral apre le marcature con assist di Mkhitaryan. Al 70esimo raddoppia Lorenzo Pellegrini su assist di Santon. Al 73esimo è sempre Pellegrini su assist di Mkhitaryan, che è lo stesso Mkhitaryan al 78esimo su assist di Karsdorp realizza la quarta rete, quella del poker. Al 90esimo a tempo scaduto Borja Mayoral riesce a segnare anche la sua doppietta personale su assist di Zalewski. E questo il risultato di una partita che aveva visto anche qualche incursione interessante di Unas e di Nwan Kwosimi, il giocatore nigeriano acquistato dal Crotone per 850.000 euro e che oggi va a quotazione con le sue 19 reti stagionali a quota 10, da un minimo di 8 milioni di euro a 10 milioni di euro, che sarà protagonista del prossimo mercato insieme al brasiliano Junior Walter Messias, che
è sicuramente insieme a Nuan Cosimi candidato anche ad un'operazione di mercato che realizzerà l'incasso di plusvalenze per il Crotone. Su Nuan Cosimi gli occhi puntati di Inter, Milan, Juventus, piuttosto che anche le offerte già giunte in società alla corte dei fratelli Verenna e di Beppe Ursino e relative a dei club spagnoli che hanno lanciato le prime offerte, ma ci sono anche gli occhi puntati di Genoa, Sampdoria che puntano anche su Junior Walter Messias e si alzano le quotazioni attraverso anche l'interesse per Nuan Cosimi della Salernitana per quanto concerne un'operazione che in eventuale salita in Serie A della Salernitana vedrà praticamente anche l'acquisizione da parte del Crotone di Gondò. E dunque questo l'esito finale di questo match partito con il pomeriggio di ieri per quanto concerne il 35esimo turno di Serie A Team. All'Olimpico l'arbitro era Simone Sozza, che ha già arbitrato alcune partite del Crotone, quindi i giocatori del Crotone conoscono benissimo gli assistenti Mattia Scarpa e Marco Dalla Croce e il quarto uomo Federico Dionisi. Quadro della giornata con il primo resoconto in attesa del match di chiusura di questa sera delle 20:45 tra Juventus e Milan. Si è aperto con il pomeriggio di ieri alle ore 15 questo 35esimo turno con il risultato di Spezia 1, Napoli 4. Lo Spezia travolto in casa dal Napoli all'Alberto Picco sotto il fischietto di Massimiliano Irrati e degli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio, quarto uomo Valerio Marini, va in vantaggio Zielinski al 15esimo su assist di Di Lorenzo, al 23esimo raddoppia Osimhen su assist dello stesso Zielinski, al 44esimo e sempre Osimhen su assist di Lorenzo Insigne, al 64esimo accorcia con la rete della bandiera Piccoli, ma il poker arriva al 79esimo con Lozano su assist di Osimhen. Udinese 1, Bologna 1, all'Arena Friuli di Udine, arbitro Alberto Santoro, assistenti Dario Cecconi, Marcello Rossi, quarto uomo Antonio Di Martino, va in vantaggio De Paul per l'Udinese al 23esimo, all'82esimo su calcio di rigore, pareggia per il Bologna Orsolini. Inter 5, la partita delle 18 di ieri, Sampdoria 1, un risultato quasi simile a quello di Roma Crotone, alla Giuseppe Meazza di San Siro di Milano, praticamente arbitro è Giovanni Airoldi, gli assistenti coadiuvatori Sergio Ranghetti e Nicolò Pagliardini, quarto uomo Daniele Paterna, va in vantaggio al quarto Gagliardini su assist di Young, al 26esimo raddoppia Sanchez su assist di Gagliardini, al 35esimo il tempo di rientrare in partita di Balde, ma al 36esimo passa solo un minuto e Sanchez su assist di Hakimi, autore dell'ultima rete dell'Inter allo stadio comunale Ezio Scida di Crotone, al 61esimo Andrea Pinamonti su assist di Barella, al 70esimo è Lautaro Martinez. Manca la sola firma
Lula, cosiddetta dell'Inter, ma comunque su questa la metà è quella di Lautaro Martinez su calcio di rigore al 70esimo, quindi Inter 5, Sampdoria 1, Fiorentina 2, Lazio 0. Una disfatta della Lazio in trasferta all'Artemio Franchi di Firenze sotto il fischietto dell'arbitro Fabio Maresca, assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri, quarto uomo Davide Gersini. Va in vantaggio Vlahovic, su cui la Roma punta gli occhi, assist di Biraghi all'89esimo e Vlahovic che raddoppia su assist di Pulgar. Genoa 1, Sassuolo 2, clamoroso vittoria del Sassuolo a Luigi Ferraris di Genova. Marassi, l'arbitro è Maurizio Mariani. Gli assistenti coadiuvatori sono Luca Mondin e Orlando Pagnotta, quarto uomo Marco Serra. Al 14esimo è Raspadori su assist di Traoré per il Sassuolo, al 66esimo il solito Domenico Berardi raddoppia e il tempo della rete della bandiera per il Genoa è firmato Zappacosta su assist di Piaca all'85esimo. Verona 1, Torino 1, Verona prossimo avversario del Crotone allo stadio comunale Zio Scida giovedì sera, va in vantaggio al Bentegodi di Verona sotto il fischietto di Davide Massa e degli assistenti Salvatore Longo, Pietro dei Giudici e quarto uomo Livio Marinelli, arbitro molto conosciuto anche per aver arbitrato diverse volte allo stadio Ezio Scida. Al 85esimo è Voivoda su assist di Ansaldi per il Torino. Passano 3 minuti, pareggia Di Marco su assist di Barak per il Verona. Parma 2, travolto per altre 5 reti dall'Atalanta, quindi risultato finale 5-2 per l'Atalanta al Tardini di Parma, arbitro Antonio Giua, assistenti coadiuvatori sono Valerio Collarossi e Davide Miele, quarto uomo Matteo Gariglia. Va in vantaggio al 12esimo Malinowski su assist di Ilicic, al 52esimo raddoppia Pessina su assist di Muriel, che poi al 77esimo realizza la rete del 3-0. Al 78esimo è Brunetta su assist di Busi che comincia ad accorciare le distanze del Parma. All'86esimo ancora Muriel, al 77esimo ancora Muriel su assist di Pasalic che poi segna anche la rete all'86esimo, mentre all'88esimo accorcia ancora una volta Somma su assist di Graziano Pellè. Al 93esimo la chiude definitivamente Miranchuk per l'Atalanta, risultato finale 5-2. Benevento 1, Cagliari 3. Ecco perché si presume che nello scontro diretto tra Benevento e Cagliari abbia la peggio il Benevento, anche per la situazione deficitaria di classifica e che è probabile terzo candidato alla retrocessione. Al Vigorito di Benevento l'arbitro è Daniele Doveri e gli assistenti Fabiano Preti, Alberto Tegoni, quarto uomo Ivano Pezzuto di Lecce.
Marcatori al primo minuto, Lico Giannis su assist di Marin. Al sedicesimo accorcia La Padula su assist di Caprari. Al 64esimo raddoppia Pavoletti su assist di Nandez. Al 93esimo la chiude definitivamente Joao Pedro su assist dello stesso Nandez. E poi andiamo a Roma 5, Crotone 0. Abbiamo detto arbitro allo Stadio Olimpico di Roma Simone Sozza, assistenti Mattia Scarpa, Marco Della Croce, quarto uomo Federico Dionisi. E vi ricordo che tra un po' daremo la linea alla redazione giornalistica e sportiva per poi dopo 60 secondi tornare qui in diretta su RDA Radio 1 per M91 qui Crotone con Antonio Milano. A parte questo, praticamente rivolando per quanto concerne l'andamento della partita, sono aperte al 47esimo da Borja Mayoral per la Roma su assist di Mkhitaryan. Al 70esimo è Lorenzo Pellegrini su assist di Santon. Arriva il raddoppio, la doppietta di Lorenzo Pellegrini al 73esimo su assist di Mkhitaryan, la rete del 3-0. Al 78esimo è Mkhitaryan che ha anche il suo momento di gloria su assist di Karsdorp. Al 78esimo e al 90esimo la chiude Borja Mayoral con la sua doppietta personale, quindi abbiamo due doppiette tra Lorenzo Pellegrini e Borja Mayoral per la Roma. L'assist è di Zalewski. La 35esima giornata di Serie A Team si chiuderà questa sera alle 20.45 con Juventus-Milan. La partita delle 12.30 di quest'oggi era quella di Genoa-Sassuolo e poi si sono giocate alle 15 Verona-Torino e Parma-Atalanta. E Benevento-Cagliari. Alle 18 si è giocato Roma-Crotone alle 20.45, quindi in chiusura della 35esima giornata sarà Juventus-Milan che chiuderà praticamente anche oltre il quadro della 35esima giornata. A fine partita ci sarà praticamente il terzo appuntamento di questo ciclo di trasmissioni M91 qui campionato col sottoscritto. Siamo in onda in diretta da 17 minuti e 56 secondi in questo istante. Stiamo per dare la linea prima di parlarvi delle fasi salienti della partita e farvi ascoltare uno stralcio dell'intervista di Serse Cosmi praticamente in conferenza stampa prima di Roma-Crotone. Quindi diamo la linea alla redazione giornalistica e sportiva, tra 60 secondi saremo di nuovo in diretta qui su RDA Radio 1 e poi a seguire per quanto concerne il circuito Spreaker in streaming e replica sugli altri canali. Tra quelli aderenti al circuito, stapradio.it, Radio Ballerina One, Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria, cui vanno come alleate storiche i nostri rispettivi saluti, e poi la pagina Facebook di Fracalcio Realtà di Original, i canali aderenti alla Web Radio Association e a Spotify, e logicamente poi i canali YouTube di RDA Radio 1, anche il Bis Riccardino 23 e poi twitter.com per concludere, e il gruppo dedicato di e collegato di Facebook Amici cui piace Fracalcio e Realtà. A mano Rino Gaetano.
Raffaele, quell'altro microfono. Dai, falla via. Che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore.